Quando si studia la materia di diritto d'autore, io uso quasi sempre questa slide introduttiva nei miei corsi, lo si approccia, diciamo, attraverso queste due ottiche, no? Da questi due punti di vista. In generale tutti gli istituti giuridici della cosiddetta proprietà intellettuale. Il diritto d'autore, come i marchi, come i brevetti, come dire, può essere visto da queste due ottiche, ovvero quella del titolare dei diritti, quello dell'ottica di colui che ha interesse a tutelare la sua opera, la sua creazione, la sua invenzione, il suo marchio, e quindi vuole sapere quali sono i diritti che la legge prevede a suo favore. Dall'altro lato, però, c'è anche l'ottica di tutti gli altri, cioè di tutte le persone, i soggetti che si trovano a dover utilizzare quell'opera creativa, quell'invenzione, quel marchio e vogliono sapere entro quali limiti possono utilizzarla. Ok, è ovvio che anche per una questione logica si parte sempre dall'ottica del titolare dei diritti, perché conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco permette anche all'utilizzatore di sapere quali sono i limiti entro cui deve stare, no? Quindi noi faremo esattamente procederemo in questo modo, cioè cercheremo di vedere nella prima parte del seminario come funziona il diritto d'autore, cioè vi do proprio i fondamenti, i meccanismi di base, così vi fate un'idea di preciso di cosa stiamo trattando, e poi vi faccio vedere un po' di più, anche se magari appunto in una seconda fase, un po' più velocemente, il lato dell'utilizzatore delle opere. Poi andremo sulla parte delle licenze, che invece è più un focus monografico della materia. Allora, ecco, no, una nota su questa slide sempre. Ovvio che nel mondo in cui stiamo vivendo oggi, no, legato alla tecnologia digitale, alla comunicazione via internet, le due ottiche si stanno sempre più sovrapponendo, cioè è difficile essere nettamente da una parte o nettamente dall'altra, perché siamo sempre un po' a cavallo delle due, nel senso che, no, fate le foto, scaricate la foto su Instagram del vostro amico, le aggiungete qualcosa, la ritagliate, la ripubblicate. Cosa state facendo? Siete sia autori in un certo senso perché avete aggiunto della vostra creatività, ma allo stesso tempo avete preso creatività di un altro e quindi eravate utilizzatori. Quindi vedete che siete con un'azione che è ormai di comune, cioè abbastanza comune e molto frequente nella nostra giornata, perché basta avere un aggeggio da 100 euro, forse nemmeno, per poterla fare. In realtà avete già superato questo confine tra le due ottiche, siete rimasti lì a cavallo, no? E quindi a livello proprio di teorico sistematico la si studia con queste due ottiche, però poi di fatto nel concreto dobbiamo sempre pensare di essere un po' di qua e un po' di là a seconda delle varie situazioni. Quindi chiuso il discorso, adesso diciamo chiuso il discorso introduttivo, cominciamo a entrare nella parte arancione, no, relativa ai meccanismi di base del diritto d'autore e come un titolare dei diritti diventa appunto in possesso e nella piena titolarità di questi diritti che vengono chiamati diritti d'autore o copyright con la dizione anglo-americana. Direi che abbiate pazienza, lo so che magari sembra noioso, però facciamo prima leggere alcune norme, che sono le prime norme, i primi articoli della legge italiana sul diritto d'autore, che ci fanno capire, appunto, rispondono a questa domanda che cosa tutela il diritto d'autore? Perché? Perché già sgombrare il campo da una serie di leggende metropolitane il campo d'azione del diritto d'autore, cioè evitare di confonderlo ad esempio con i brevetti, il mondo dei brevetti, che sono una cosa simile, ma in realtà agisce su tutto un altro campo. I brevetti agiscono sulle le invenzioni industriali, no? Il diritto d'autore si occupa invece di opere creative. E noi dobbiamo parlare oggi, parliamo di diritto d'autore, anche quando parleremo delle licenze Creative Commons, parleremo comunque, saremo nel solco, nel campo del diritto d'autore. Ok? E visto che spesso c'è confusione, allora mi preme mettere molto in chiaro fin dall'inizio questo aspetto, cioè di cosa si occupa veramente il diritto d'autore. E lo facciamo leggendo appunto l'articolo 1 della legge 633 del 1941, che è ad oggi ancora la nostra legge sul diritto d'autore. Premessa, ovviamente è del 1941, ma poi è stata più volte aggiornata e modificata, quindi non pensate di avere a che fare con una legge che è uguale a se stessa da 70 anni, però sì, effettivamente l'impianto è un po' ancora dal 1941, con i problemi che si porta dietro, e vabbè, dopo vedremo magari qualche esempio. Allora, ci dice il primo articolo, articolo 1, che sono protette ai sensi di questa legge le norme. Scusate, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia. Quindi
Ok, poi dice qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, vuol dire che sostanzialmente ha elencato i principali campi della creatività umana per darci un'idea del mondo in cui ci stiamo muovendo, però lascia anche il campo aperto alle nuove forme di espressione. Perché? Perché il legislatore del 41 aveva già intuito che con l'evoluzione tecnologica pian piano si sarebbero anche evolute le forme di creatività, no? Ed è quello che sta succedendo adesso. Adesso in realtà tutto si sta spostando sul digitale, sul multimediale, quindi anche la cinematografia in realtà si realizza attraverso il digitale e si fruisce attraverso un unico mezzo di comunicazione che è internet, no? Mi scarico su Netflix o in streaming, mi guardo il film. Quindi le forme di creatività principali sono queste, però poi le forme di trasmissione ed espressione spesso possono sovrapporsi oppure nascerne di nuove, no? Pensate a tutta appunto la creatività multimediale, oppure al secondo comma che non vi ho ancora letto. Perché? Perché si fa riferimento ai programmi per il laboratorio, ad esempio, o alle banche dati. Quelle ovviamente sono questo pezzo qui è stato aggiunto successivamente nel 1941, perché erano forme di creatività che il legislatore del 41, con tutta la fantasia che poteva applicare, forse non riusciva ancora a concepire e immaginare. No? E infatti sono state aggiunte negli anni 90. Dice che sono altresì protetti i programmi per il laboratorio come opera letteraria, nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscano creazione intellettuale dell'autore. Ok, quindi più o meno già questa norma ci dà ci traccia un confine del seminato in cui ci stiamo avventurando. Vi faccio solamente notare una piccola particolarità, no? Questo passaggio in cui dice che i programmi per il laboratorio, cioè il software, sono equiparati, sono assimilati alle opere letterarie. Chi è che fa l'informatico qua? Ecco, lei ha già intuito cosa voglio arrivare, no? Nel senso, perché ha detto opere letterarie? C'è un motivo tecnico per cui non ha detto opera cinematografica o opera musicale. Cioè, perché assimilare il software all'opera letteraria? Perché è scritto, esatto, perché viene sviluppato, viene creato sotto forma testuale, no? Cioè, avete un amico informatico, guardate il suo schermo, è pieno di testo, fitto. Perché è così, si sviluppa software sotto forma di linguaggio di programmazione e a seconda del linguaggio scelto, della sintassi applicata, del tipo di comandi che vengono inseriti, il software assume delle forme e fa delle fa fare delle cose diverse alla macchina, no? Okay? Quindi anche dal punto di vista del diritto d'autore quello che rileva, quello che ci interessa è appunto il famoso codice sorgente, cioè il codice con cui lo sviluppatore ha impartito le istruzioni alla macchina. E quindi appunto questa equiparazione che viene fatta più o meno in tutti gli ordinamenti che hanno una legislazione sulla tutela del software, per cui il software è equiparato a un'opera letteraria. Era uno spunto che volevo lanciarvi come così, perché mi sembra interessante, ci fa riflettere sulle nuove forme di creatività. L'articolo 2, se vedete, cosa fa? Prende sostanzialmente lo stesso elenco che ha già fatto l'articolo 1, però lo divide in 10 categorie, che sono le nostre 10 categorie che poi ci ritroveremo in tutto il seminario, nel senso, quindi sostanzialmente sono 10 tipologie di opere creative che sono state tipizzate dalla legge italiana. Se siamo fuori da queste 10 è sintomo che probabilmente non siamo nel campo d'azione del diritto d'autore, oppure non siamo nel campo d'azione di nulla, cioè o siamo sotto il campo d'azione di un altro istituto della proprietà intellettuale, ad esempio il brevetto, il marchio o qualcosa di simile, oppure può essere che non ci sia una tutela per quella cosa lì. Ok, quindi adesso ve le elenco così vi rendete conto, andiamo veloce perché non è che dobbiamo impararci la memoria, però le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quindi potremmo genericamente dire l'opera letteraria. 2, le opere e le composizioni musicali con o senza parole. 3, le opere coreografiche e pantomimiche, nelle quali si è fissata una traccia. 4, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arti figurative e similari, compresa la scenografia. 5, i disegni e le opere dell'architettura. 6, le opere dell'arte cinematografica muta o sonora. 7, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Ok, questa era la norma fino a qui. Ovviamente, come vedete, ve l'ho già tagliata un po' perché era molto lunga, quindi l'ho resa sotto forma di semplice elenco. Però questa era la norma come era stata concepita dal legislatore del 41. Questa era la norma originale. Ovviamente i punti 8, 9 e 10, come capirete già a intuito, sono stati aggiunti successivamente, no? Perché l'8 parla di programmi per il laboratore,
il 9 parla di banche dati e il 10, che è l'ultimo, parla di opere del cosiddetto design industriale, ok? Che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, ad esempio, non so, le sedie su cui siete seduti. Sono molto semplici, ma sono sicuro che sono sicuramente tutelabili con una tutela di design 5 anni dalla registrazione, che è una tutela di design più simile al mondo dei brevetti. Però se fossero riconosciute come opera creativa, e questo forse non è così chiaro perché sono abbastanza semplici, potrebbero essere addirittura riconosciute come appunto opera dell'ingegno in senso pieno, appunto tutelata da un diritto d'autore, quindi 70 anni della creazione, come se fossero appunto l'opera del design 25 anni, scusate. Comunque rispetto ai 5 anni previsti per le opere di design semplici, quelle tutelate con una sorta di brevetto, hanno una tutela maggiore. E qual è la differenza? Pensate alle sedie, alle lampade, che poi sono andate a finire anche nei musei di storia di arte contemporanea. Insomma, qua siamo in un luogo in cui oggetti di questo tipo ce ne sono tanti, no? Qua al Museo di Bolzano. E coloro che hanno creato quella sedia, quella lampada, probabilmente quando l'hanno creata non la pensavano per andare a finire come se finisse in un museo, come se fosse destinata a finire in un museo, ma era pensata per entrare nelle case delle persone e essere oggetto di arredo a tutti gli effetti. Poi l'impatto creativo che hanno avuto le hanno fatte elevare successivamente a opera dell'ingegno. Ok, perché? Perché è il carattere creativo che fa scattare la tutela del diritto d'autore. Lo vedete forse non ve l'ho sottolineato abbastanza prima, nell'articolo 1 dice opera dell'ingegno di carattere creativo, cioè è il carattere creativo che fa scattare la tutela del diritto d'autore, cioè l'elemento fondante del diritto d'autore, il fatto che ci sia un'attività creativa, che ci sia vera creatività, ok? E che non sia quindi una semplice riproduzione di qualcosa che è stato creato da altri, o che sia così semplice, così poco, cioè, insomma, sostanzialmente quella cosa la farebbero tutti in quel modo e quindi non è creativa, ok? Quello è esattamente l'elemento fondante che fa scattare la tutela del diritto d'autore. E infatti arriviamo a dire adesso anche al negativo, che cosa non è tutelato dal diritto d'autore, e questo ce lo dice l'articolo 9 articolo 9 numero 2 dei TRIPS. I TRIPS sono un trattato internazionale, uno dei principali, firmato negli anni 90, nel 94, tra i principali appunto paesi del mondo che avevano e hanno tuttora una legislazione in materia di copyright e di diritto d'autore. Ci dice in modo molto sintetico questo articolo che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, e non i procedimenti e non i metodi di funzionamento e nemmeno i concetti matematici in quanto tali. Quindi questa mi serve per sgombrare il campo da una delle principali leggende metropolitane, e credo che domani nella sessione di consulenza qualcuno che è caduto in questa leggenda metropolitana ci sarà e verrà a chiedermi consulenza su questo, perché è un grande classico. Cioè il fatto di volere una tutela per la propria idea, per l'idea astratta, ok? Il diritto d'autore non fa quella roba lì, non si occupa di quel mestiere, non si occupa della tutela dell'idea astratta. Quindi il potenziale mio cliente è un grande classico per i piccoli imprenditori che vogliono mettere in piedi una startup innovativa, no? Adesso in questi anni è stata molta retorica sul discorso delle startup, dove spesso la forza di questa impresa è proprio nella originalità di un'idea, di un modello di business, ad esempio. Però, ahimè, non è il diritto d'autore lo strumento migliore per tutelare quel tipo di valore astratto, perché l'idea è una cosa che ancora non è stata estrinsecata, è solamente sotto forma appunto di idea e va in qualche modo eseguita e realizzata, no? Il diritto d'autore si occupa non di idee, ma di opere creative. Quindi la estrinsecazione di un'idea, cioè quando un'idea viene espressa, vedete che dice copre le espressioni e non le idee, quando viene espressa sotto forma di opera dell'ingegno, cioè una delle nostre 10 categorie che abbiamo visto prima, allora ecco che scatta il diritto d'autore. Questo perché? Perché altrimenti sostanzialmente non potremmo più fare nulla, perché ormai le idee sono già state concepite da qualcun altro, e quindi nel momento in cui creiamo qualsiasi altra cosa andremo a toccare idee astratte di qualcun altro. E invece quello che rileva dal punto di vista del diritto d'autore è come questa idea è stata estrinsecata. Quindi, come dice qua ad esempio nell'ultimo punto, i concetti matematici in quanto tali, quindi per fortuna se io entro nella libreria universitaria
ho 20 tipi di manuali di matematica, no? Quello per la scuola superiore, quello per il liceo scientifico, per l'istituto tecnico, per la facoltà di ingegneria. La matematica è sempre uguale, no? È sempre la stessa a livello di concetti ed è sempre la stessa da qualche secolo probabilmente. Eppure i vari autori che hanno realizzato i manuali hanno legittimamente un loro diritto d'autore sul manuale, però su come quella matematica, su come loro la matematica hanno deciso di spiegarla, raccontarla, illustrarla. Questo è un grande esempio che fa capire, appunto, no? Si dice il proverbio, no? Che la matematica non è un'opinione, perché effettivamente non è un'opinione, è matematica, e quindi non può essere soggetta a opinioni e idee diverse, però può essere soggetta alla scelta creativa, espressiva diversa. L'autore sceglie di trattare prima un certo tipo di equazione e poi un altro tipo, perché secondo lui ha più senso fare questo tipo di passaggio per rendere più comprensibile la materia. Un altro autore invece decide di fare il contrario. Ok? Quindi non cadete, cominciamo a togliere questo equivoco di fondo che spesso mi sento ancora, e lo sento ancora adesso anche su internet, sui forum, appunto tra diritto d'autore che tutela le opere creative, che è la versione corretta, e diritto d'autore che fa un diritto d'autore fantomatico che si occupa anche di idee. Capiamo meglio questo concetto se leggiamo un saggio che è stato scritto anni fa da Josef Köhler, che è un giurista tedesco che ha argomentato più nel dettaglio questa teoria, e lui addirittura divide in tre livelli, parla di forma esterna, forma interna e contenuto, no? Dice che la forma esterna è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria, no? Quindi ad esempio nell'opera letteraria l'insieme delle parole e delle frasi, oppure nell'opera musicale la melodia, il ritmo e l'armonia. La forma interna invece è la struttura espositiva dell'opera, cioè l'organizzazione del discorso, la scelta, la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, oppure i passaggi essenziali del discorso musicale e le note determinanti della linea melodica nell'opera musicale, eccetera. Il contenuto invece è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui essi sono stati coordinati, scelti, presentati. Quindi secondo Köhler, e adesso lo chiedo a voi perché mi sembra che abbiate capito il concetto, il diritto d'autore si ferma a quale di questi tre livelli? Cioè fino a dove arriva secondo voi la tutela del diritto d'autore, visto quello che abbiamo detto, gli esempi che abbiamo fatto? Prego, se volete. Lei dice solamente la prima, quindi solamente la forma esterna. Siete tutti d'accordo? No. Perché? Quindi le prime due e lascia fuori il contenuto? Ok. No, raccolgo... Sì, risposta esatta comunque quest'ultima. Infatti, perché? Perché la forma interna è già una scelta creativa. Capite? Tornando al nostro esempio del libro di matematica, senza andare a leggere le singole frasi o andare a vedere gli esercizi come sono stati impaginati, io basta che vado a vedere l'indice sommario del libro e già ho capito che approccio hanno utilizzato i vari autori. Poi ovvio che ci sono materie che non ci sono tanti modi per trattarle, no? Nel senso che sì, anche la mia materia, con tutta l'umiltà che posso applicare, nel senso che se chiamate l'anno prossimo chiamate un altro esperto di diritto d'autore a fare una lezione su questo argomento, può essere che le sue slide non siano tanto soprattutto queste prime non siano tanto diverse dalle mie, perché non è che sono state delle slide molto creative, lo ammetto, nel senso che ho fatto un copia e incolla di norme con un ordine che è abbastanza classico, cioè parto dalle prime norme della legge sul diritto d'autore. Un approccio più classico di così non si può, quindi difficilmente io posso dire ad un altro che farà delle slide su questo argomento di non farle come le mie, perché io stesso non ho avuto quello spunto creativo sufficiente per poter arrivare alla tutela del diritto d'autore, quantomeno su queste prime slide. Poi quando andiamo avanti magari c'è qualche schema, qualche cosa di un po' più originale, allora sì, okay? Però io ho l'umiltà di dire, eppure ho visto gente che, miei colleghi giuristi soprattutto, che parlano a convegni, fanno delle slide dove sostanzialmente il testo delle slide è fatto da un copia e incolla o di norme o di pezzi di sentenze di tribunali o di corti, e poi gli chiedi le slide alla fine del convegno e ti dicono no, non te le posso dare perché è un materiale estremamente creativo e che ho paura che poi me le copiano. E
mamma mia, sì sì, non ti preoccupare, non darmene, non c'è problema. Ecco, questo perché ogni tanto va a toccare anche aspetti un po' psicologici della percezione che ognuno ha della propria creatività. Vabbè, al di là di quello, spero che adesso abbiamo sgombrato un po' il campo. Infatti la risposta alla domanda in questa slide dice: secondo tale teoria la tutela, secondo la teoria di Köhler, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d'autore protegge la forma espressiva dell'opera e non si estende al contenuto. In conclusione, è tutelata dal diritto d'autore l'opera dell'ingegno di carattere creativo, formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti. Ok? L'esempio della mia slide, cioè se tutti coloro che si occupano di quella materia farebbero una slide in quella maniera lì, è ovvio che probabilmente non c'è un livello di creatività sufficiente.